Ciao, buonasera. No, ho avuto opportunità di giocare in questa posizione 2 o 3 volte in nazionale. Non è mia posizione proprio naturale, però c'è emergenza e mister mi ha chiesto questa cosa e io l'ho accettata e giocherò ovunque mi metterà mister e darò sempre il massimo. Poi sicuramente per i gol presi potevamo fare sicuramente qualcosina in più e sono arrivati con troppa facilità. E ci dispiace perché la partita dovevamo vincerla. Poi stavamo 4-2 e sembrava indirizzata infatti a vincere. Ciao Piotr, Ciao. state subendo un po' troppi gol. L'Inter dell'anno scorso è una squadra che non subiva gol, ha chiuso la stagione con 27 clean sheet in generale tra campionato Champions League e Coppa e Supercoppa. Quest'anno ne sta subendo davvero tanti. Oggi sul 4-2 prendere 2 gol in ripartenza, che spiegazioni date? Cioè non siete concentrati, anche che io è entrato, sembrava, non so. Sicuramente, soprattutto il terzo gol, potevamo fare tutti quanti qualcosina in più, dovevamo far fallo, cercare di rubare la palla perché sono usciti con troppa facilità e poi avevano tantissimo campo davanti a sé e lo sappiamo che la Juve c'ha qualità, c'ha gamba, c'ha giocatori che dribblano bene, che sanno fare gol e purtroppo li abbiamo concessi spazio e alla fine hanno pareggiato. Ciao, io ti volevo chiedere Ciao. se il Napoli, una squadra che conosci bene, può essere la squadra da battere quest'anno. Certo, siamo anche noi grande squadra e sicuramente il nostro obiettivo è vincere. Cercheremo di fare tutto possibile per far rendere felici tutti i tifosi interisti e per avere tante sensazioni buone come hanno avuto i ragazzi l'anno scorso. Sicuramente in spogliatoio c'è, tutti quanti vogliono vincere perché hanno vissuto l'anno scorso le cose bellissime, quindi io spero che tutte le squadre siano da battere.